buonasera a tutti, grazie. Devo scusarmi anche con chi oggi non c'è, ma purtroppo ho avuto dei problemi con la telefonia e qualche messaggino che io ho cercato di mandare, visto che questa riunione è stata promossa da me in tempo breve, considerato che tutto si sta svolgendo nel tempo più veloce possibile. Io ho accettato la candidatura venerdì sera, sabato hanno presentato le liste, lunedì ancora ci sono stati delle varie diatribe tra i vari componenti delle varie liste. Si è svolto tutto così velocemente, io mi ritrovo qua come sempre con tutti gli amici. Devo dire che rispetto agli avvisi che sono riuscito a fare al telefono, perché molti purtroppo, mi scuso con loro, non sono stati avvisati, sono anche più di quelli che mi aspettavo. Ma devo dire che ho la necessità forte di condividere qualcosa, che sento dentro, che è quello che oggi, ve lo dico perché l'ho pubblicato nel giornale, ma è qualcosa che chiedevo da 2 o 3 anni a tutti i consiglieri regionali, a tutti i consiglieri provinciali, a tutti i consiglieri comunali. Oggi alle 13 ho firmato un atto pubblico che mi impegnava, oltre alla solita accettazione della candidatura che ho fatto davanti a un notaio sabato, mi impegna direttamente con i cittadini attraverso un atto giuridico che viene chiamato una promessa attraverso Regione Autonoma della Serena, con atto di rinuncia, che è questo qui, che poi vi farò vedere perché me l'hanno restituito adesso dal notaio, visto che è stato firmato alle 13, mi impegna, e credo che sia anche il primo caso in Italia, perché se così non fosse sicuramente la politica avrebbe un altro senso, che è quello che stiamo chiedendo da tanto tempo, con una moralizzazione concreta della politica, che mi impegna chiaramente a fare quello che ogni politico serio, morale e dotato di quell'etica che oggi forse manca, dovrebbe fare, portando un senso di democrazia, soprattutto un senso ancora di trasparenza e di sovranità nella sua carica, ossia rappresentare i propri cittadini stando alla pari con loro, non stando sopra un Everest, una montagna, e i cittadini qualunque, tra me compreso, stare sotto ad aspettare che ci sia il buon governo. Devo dire che la cosa mi emoziona anche abbastanza, perché onestamente lo stesso notaio mi faceva notare: ma sei sicuro di quello che firmi? Perché magari ti eleggono e stai rinunciando al 70% dello stipendio, stai rinunciando a una pensione dopo 2 anni, 6 mesi, un giorno, stai rinunciando alla liquidazione di circa 250.000 euro, stai rinunciando praticamente alla sistemazione per tutta la vita. Onestamente è come quando uno si sposa, se qualcuno non è d'accordo deve dirlo subito. Io sinceramente ero talmente convinto della mia cosa che ho detto: beh, insomma, anzi, l'ho aiutato ad aggiungere qualche cosa, per esempio la ineleggibilità dopo 2 legislature, non solo per il Presidente della Regione ma anche per ogni singolo consigliere regionale, anche perché mi sembra assurdo che qualche amico consigliere regionale, deputato, senatore parli di carriera quando parla del proprio mandato elettorale. Carriera, a me sembrava che la carriera era qualcosa che si costruiva, che si doveva conquistare, che la meritocrazia di cui parla Brunetta dovrebbe premiare o non premiare. La carriera è quella che vede un avvocato, qui abbiamo davanti l'avvocato Masia, ma abbiamo l'avvocato che, se è bravo, si guadagna il proprio prestigio e la propria onorabilità cresce, ma soprattutto la propria professionalità; se non è bravo, chiude bottega. Allora, questo per me è la meritocrazia. Non capisco come un politico possa parlare di meritocrazia parlando di carriera per un mandato politico. Un mandato politico che deve terminare, ma soprattutto deve iniziare e avere una fine. Allora, mi sembra davvero tutto ridicolo, credetemi, dalle dimissioni di Soru in poi, perché sinceramente si è svolto tutto con una velocità così rapida che mi sembra addirittura progettata quasi, perché mi sembra frutto di una progettazione fine, di una progettazione di qualche mano invisibile, come direbbe qualche persona, mano invisibile che potrebbe quasi essere paragonata ai botti carbonari, non lo so, qualcosa che noi non vediamo ma c'è. Mi sembra onestamente questa velocità con cui gli eventi hanno portato alle dimissioni del governatore Soru, alla nomina di un altro governatore direttamente proveniente da su, e alla probabile eleggibilità tra i due contendenti, non si sa sì, non si sa come, perché sinceramente io non ho mai visto in questi primi giorni una campagna elettorale così fredda,
così strana, così ambigua, mi sembra talmente difficile che voglio subito dare una risposta al perché io mi sono candidato, per non rimanere anche in tema. Mi sono candidato perché sono veramente stanco, ve l'ho sempre detto, chi viene nelle mie riunioni da anni lo sa, io sono 2 anni e mezzo che faccio il consigliere comunale a Cagliari e lo faccio con grande senso di responsabilità, con grande moralità, ma soprattutto con una grande etica che dovrebbe essere patrimonio genetico di ogni singolo consigliere comunale, consigliere provinciale, consigliere di circoscrizione, perché se qui non torna l'etica, se non torna veramente la rappresentatività e la sovranità, ossia se noi non sappiamo chi stiamo mandando, noi stiamo mandando semplicemente delle persone a prendersi la pensione dopo 2 anni, 6 mesi, 1 giorno, dopodiché sistemarli e parlare di carriera. Allora, questo è quel politico che vogliamo noi? Io voglio sapere da voi, questo è il politico che vogliamo noi? Io devo fare politica per andare a prendere una pensione dopo 2 anni, 6 mesi, 1 giorno? Qual è la vostra risposta? No. Io vorrei sapere, lo vorrei sapere da voi, perché la cosa mi incuriosisce, se vorrei capire se un politico può guadagnare, può vivere bene guadagnando 3.800 euro al mese. Oppure se può vivere meglio guadagnandone 22.000. Voi direte sì, ma la stipendio è 9.000, qui ci sono tutte le indennità. Allora, io vorrei sapere, o sono io un marziano che vive sulla luna, perché personalmente io 3.800 euro non li guadagno, però vivo decorosamente con il mio stipendio di funzionario ASL, oppure pazzia vuole che questi signori non sanno neanche rinunciare al minimo. Allora, io mi chiedo, se con un repertorio, se con una conta, questo signore che avete davanti, che è un vostro amico, che è uno di voi, che non è venuto qui a dirvi votatemi perché sono bello, perché sono abbronzato, perché sono scuro, perché parlo meglio degli altri o perché sono più alto degli altri, forse vi sto chiedendo il voto perché affinché finalmente una persona normale, non un marziano, non un politico che vuole fare la carriera e parlare di politica e rimanerci 30 anni a fare la politica, una persona normalissima come voi si sieda in un posto e lasci quel posto dopo 5-10 anni normalmente, vada a casa e riprende il suo lavoro. Non sto chiedendo niente, di più, vedo tanti giovani, vedo tanti anziani, ma soprattutto vedo tante facce pulite, tutte facce pulite. Allora, non che la politica non abbia facce pulite, questo no, per carità, però diceva una trasmissione, sa quante belle facce che avete voi politici, ma quanto ci costate? In realtà ci costano molto. Voi immaginate che il Parlamento ci costa 2.800 euro al minuto anche quando è vuoto, quindi io sto parlando, ci è già costato un bel po' di migliaia di euro. Questa purtroppo è la realtà. Allora, se io oggi, ritornando al discorso, scusatemi se passo, ma sono tante le cose che vi vorrei dire, anche perché non devo convincervi, ma soprattutto devo cercare di farvi condividere. Per me la parola magica è condivisione. Ci sono tanti giovani che vivono ancora di disoccupazione, ci sono gli anziani che non hanno, con un costo della vita, con un'inflazione altissima, vorrebbero una pensione più dignitosa, e poi scopriamo che invece ci sono parlamentari, senatori, consiglieri regionali che la pensione dignitosa la prendono dopo 2 anni, 6 mesi, 1 giorno, ma non è sicuramente la pensione da commerciante, o la pensione da ambulante, o la pensione da infermiere, perché la pensione di infermiere da ambulante è una pensione di 1.000 euro, la pensione di deputato dopo 2 anni e 6 mesi, 1 giorno è una pensione di circa 2.000 euro. Allora, mi chiedo, dopo 2 anni e 6 mesi, 1 giorno, mi chiedo, cosa fa scattare questa pensione? Vogliamo un attimino pensare economicamente perché chi ha un negozio, lavora 35 anni dietro un negozio, si fa un mazzo, mette il proprio capitale, non riesce a fare una pensione di 2.000 euro? Vorrei sapere perché un medico non riesce a farsi la pensione di 2.500 euro e perché questi signori dopo 2 anni, 6 mesi, 1 giorno prendono la pensione che uno non riuscirà a prendere dopo 35 anni. Ve lo spiego io. Ve lo spiegherò in 2 minuti perché è un ragionamento talmente veloce, talmente rapido che se poi qualcuno si vuole divertire lo trova anche nel mio sito www.democraziasolidarietà.it.